Ciao, io sono Pasquale e oggi riprendo la mia serie relativa ai Dividend Aristocrats. Dove ho parlato di Hormel Foods, vado a parlare di un REITs e spero che il buon Domenico del canale Vivere di Dividendi sarà solo parzialmente contento. Domenico, stai tranquillo che io ti penso e il mio video sui miei REITs preferiti lo farò a breve. Invece l'azienda di cui vado a parlarti oggi e che devo dire ho sinceramente sotto il radar da un poco è la Realty Income Corporation, con un ticker lunghissimo e difficilissimo da ricordare e che ti lascio qui da qualche parte nello schermo, che è semplicemente la lettera O. Facciamo un pochino di storia e poi passiamo a vedere il titolo, l'analisi del titolo, sempre tenendo in considerazione che io ti sto solo illustrando le mie personali opinioni su questo titolo quotato in borsa e non ti sto assolutamente invitando ad investire. Non sono né un consulente finanziario e non ti posso dare nessun tipo di consiglio. Al massimo, invece di invitarti ad investire, ti posso invitare a cena, visto che in passato ho fatto anche il cuoco, ma quello è un altro discorso. Bene, Realty Income, l'azienda viene fondata nel 1969 da William ed Evelyn Clack e la loro prima acquisizione fu un ristorante della catena Taco Bell nel 1970. Tra l'altro, Taco Bell è anche un marchio del gruppo Yum, anch'esso quotato in borsa. Lo Yum è quello che ha la proprietà del KFC. Bene, l'azienda è stata aggiunta allo Standard & Poor's 500 e nei Dividend Aristocrats nel 2015, quindi è un qualcosa che è accaduto di recente. A dicembre del 2018 Realty Income ha la proprietà di circa 5.800 proprietà per un totale di 87 milioni di metri quadri in affitto. Il suo modello è eccezionalmente conveniente rispetto ad altri REITs che sono presenti sul mercato, perché i contratti sono molto particolari e vengono definiti con la terminologia inglese di triple net leased. Per questi contratti, praticamente gli affittuari vanno a pagare, sono tenuti a pagare in toto l'affitto, le tasse del catasto, l'assicurazione sull'edificio e anche la manutenzione delle costruzioni, per cui i costi che Realty Income ha rispetto a moltissimi altri REIT che sono presenti sul mercato sono estremamente ridotti. E per mia esperienza personale, anche lavorativa, all'estero, quanto guadagni è importante, ma quanto spendi lo è tanto quanto importante, se non di più. Prima di continuare, come sempre, ti volevo ricordare che ho un account Patreon nel quale pubblico dei contenuti riservati per i miei iscritti. Puoi andarmi a sostenere con diverse tipologie di donazioni, ma puoi sopportarmi e supportarmi a partire da solo 4 euro al mese. Bene, continuiamo. I più grandi affittuari di Realty Income sono per la maggior parte grosse catene, grandi catene ed aziende conosciutissime. Troviamo la Walgreens Boots Alliance, i 7-Eleven, la FedEx, anche i cinema della catena AMC Theaters e molti altri grandi marchi. I primi 20 marchi generano circa il 50% dei profitti di Realty Income. Le proprietà possedute sono per la maggior parte situate negli Stati Uniti d'America, Porto Rico e nel Regno Unito. E fra i tanti clienti sono circa 250 clienti diversi in 57 tipi di tipologie di industrie. La maggior parte comunque della clientela, poco più dell'80%, per cui una grandissima fetta, è nel settore retail, nei segmenti cosiddetti difensivi, in ambito cioè di beni di consumo a basso costo o di prima necessità. Il quartier generale di Realty Income è a San Diego, in California. Al momento la capitalizzazione è di circa 24,8 miliardi di dollari ed un fatturato anno di circa 1,5 miliardi di dollari. Il titolo, a causa dei fatti recenti su quel video di Batman in circolazione, ha fatto un ritorno ai livelli di una resistenza che è stata più volte toccata nei mesi precedenti e anche in un passato, che sta fra i 72 e i 73 dollari ad azione. In ogni caso, per quello che ho capito, per quanto un rate possa salire, sarà sempre una crescita molto lenta e limitata nel tempo, e per lo più queste tipologie di aziende vengono appunto scelte dagli investitori, come me, per i propri dividendi. Tra l'altro, Realty Income ha i dividendi a cadenza mensile, per cui ogni mese. Ed essendo questa una Dividend Aristocrat, ora ti starei anche chiedendo il dividendo qual è. Al momento della registrazione di questo video, e oggi è il 29 febbraio del 2020, per cui potrebbe cambiare in futuro, il dividend yield è del 3,85%, che è un buon dividendo in una ottica
nella creazione di un portafoglio appunto basato sui dividendi. E oltretutto, essendo anche una dividend aristocrat, è ovviamente un'azienda in cui il proprio dividendo è in continua crescita. Lo è da 25 anni a questa parte e si presume lo sarà in futuro. Ora, sempre basandosi sul fatto che, a parte tasse e morte, di sicuro non c'è niente, possiamo comunque stimare che il dividendo di questa azienda dovrebbe continuare ad aumentare nel tempo, a meno che qualcosa di inaspettato possa colpirla o colpire tutto il mercato in toto. La quota parte che viene versata ai vari investitori è altissima, come sempre accade con i REITs, con circa l'82% degli earnings distribuito ai vari investitori, mentre la restante parte viene invece ritenuta nell'azienda. Anche se si tratta di un valore altissimo, comunque è un REIT, per cui si tratta sempre di una distribuzione che viene ampiamente coperta dagli earnings. Cosa possiamo dire invece riguardo i debiti? Bene, per quanto riguarda i debiti, gli asset a lungo termine coprono ampiamente i debiti a lungo termine, mentre per quanto riguarda gli asset a breve termine sono borderline con gli asset a breve termine, con i debiti a breve termine, quasi in pari. Un problema che si potrebbe incontrare col titolo è che una larga maggioranza delle azioni di Realty Income sono prevalentemente possedute da investitori istituzionali. Il maggiore di questi è appunto il Vanguard, il fondo Vanguard. Questo significa che ovviamente il titolo non è abbastanza diluito fra le varie tipologie di investitori. Infatti, gli istituzionali al momento della registrazione di questo video hanno il 76% della quota azionaria totale di Realty Income. Io considero Realty Income, per quanto mi riguarda, per quel poco di esperienza maturata che ho, come un'azienda solida e con un ottimo management. Infatti, durante la crisi del 2008, le sue FOPS, i Funds Per Operations Per Share, che è poi il metodo per analizzare i REITs, a differenza delle azioni normali, ha avuto solo un leggero calo di 6 centesimi circa. Ed ovviamente i dividendi sono stati pagati comunque, e anzi aumentati di anno in anno, anche durante quel periodo. In relazione all'impatto del debito sul dividendo e sul rischio che questo possa essere ridotto in maniera sostanziale a causa della situazione debitoria, al momento personalmente non vedo e non credo ci siano dei rischi evidenti. Questo ovviamente non significa che non devi andare a tenere il titolo sotto controllo se hai preso la decisione di metterlo nel tuo portafoglio. Possono fallire tutti, ma possono anche guadagnare tutti. Per quanto riguarda poi i REITs, qualunque analista molto probabilmente ti andrà a dire di investire solo una piccolissima parte del tuo capitale nei REITs. Io non sono un esperto e né tantomeno un professionista, per cui non ti vado a dare consigli, ma da quello che ho potuto imparare è che i soldi sono i miei, i soldi sono i tuoi. Ascolta chi non ha nessun conflitto di interessi e soprattutto studia bene i titoli per conto tuo, studia bene tutti quei titoli a cui sei interessato, anche i REITs possono essere un ottimo spunto anche in casi in cui non cerchi solo un investimento che sia fatto di dividendi, perché questo REIT secondo me ha delle ottime possibilità di crescita. Bene, fammi sapere cosa ne pensi di Realty Income qui sotto nei commenti, scambiamoci idee su questo titolo e fammi sapere se hai già investito o se pensavi di andarlo a fare. Ovviamente, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di regalarmi un Mazinga Z, di cliccare il pollice in su, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!